amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale di Switch Music. Ragazzi, siamo qui con un nuovo episodio della My Career. Attenzione, perché il secondo episodio potrebbe già essere abbastanza così interessante, perché potremmo esordire, anzi penso che sicuramente esordiremo, ma esordire in questo gioco praticamente giocare a basket è l'ultimo dei problemi, perché abbiamo tantissime altre cose da fare. Come potete vedere siamo qui ragazzi, dopo essersi allenato nell'ultimo episodio che vi lascio in descrizione, siamo andati a prendere dei miglioramenti che adesso vedrete. Potete già intravedere lì un tatuaggio e lì un altro, una a sinistra e una a destra, che abbiamo aggiunto per fare un po' più i ganzi, ma poi vedrete anche tutto il resto. Allora, adesso andiamo a parlare con Coach K. Ehi presto, sono Coach K. Come va? Mi pare un po' troppo. Usiamo Coach K. Volevo farti le congratulazioni per la tua scelta numero 14 del draft da parte dei Bulls. Molto bene, grazie. So che hai giocato a Louisville, ma per quel poco che ti ho allenato nel team USA mi hai fatto un'ottima impressione. Non le faccine al team USA, al coach del team USA, ma wow coach, non so cosa dire. Faccine anche no, magari non deve dire nulla, il piacere è tutto mio. Addirittura, bene, bene, questo fa ben sperare per una possibile nazionale. Ho visto sprazzi di grandezza nella tua capacità di liberarti per andare al tiro come guarda tiratrice. Hai perfino alcune delle migliori qualità che ho visto in... Gerald Anderson? Cioè, pensavo mi dicesse Kobe Bryant. Gerald Anderson, vabbè. Se ti hai da fare, il tuo potenziale può crescere ancora molto. Beh, sono onorato, diciamo, dai. Ti ho rubato tempo a sufficienza, Press, in bocca al lupo per la sua stagione. Grazie, coach. Meno faccine usiamo con lui, meglio è, secondo me. Ok, adesso andiamo a parlare anche con Coach Brubaker, che devo ancora capire chi è. Non penso... Coach dei Bulls, si chiama così? Mi sono perso qualcosa. Press, ci sei? Ehi, salve, coach. Che succede? Che brutto che sei, tra l'altro. Ti è venuta proprio male quella foto. Senti, sappi che se hai bisogno di qualcosa, ci sono. Ok, grazie, coach. Va bene, perfetto. Non è finito ancora. Che vuoi da me? Anche quando non ci sono allenamenti programmati, la palestra è sempre aperta, mattina, mezzogiorno e sera. Certo coach, va bene, cerchiamo di impressionare anche il coach, che fa sempre bene una leccatina di culo qua e là. Non puoi migliorare se non ci dai dentro, questo è assodato. Allenarsi il più spesso possibile è l'unico modo per riuscirci, lo so, non ti preoccupare. A cosa cazzo dovrei rispondere? Non so mai chi ci trovi, fammi indovinare tu, rispondiamo così. Non ti cazzare però, eh? No. Il punto è che devi andare in palestra ogni volta che puoi. Vedrai quanto in fretta farà la differenza. Capito? Perfetto, grazie coach. Bene, adesso dopo queste stronzate iniziali possiamo proseguire. Allora, nel calendario della mia carriera potrai scegliere dove passare il tuo tempo, in campo o fuori. La palestra sarà sempre aperta se vorrai allenarti. Ma fai attenzione a non perdere gli allenamenti di squadra. Ah, ok. Saltando rischierai di perdere il tuo posto di rotazione, quindi attenta a non prendere troppi impegni. Che figata, cazzo. Il lato positivo è che allenarti ai tiri sia in palestra che sul mio campo conterà come essere al lavoro. Ti permetterà di sbloccare miglioramenti il mio giocatore. I tuoi sforzi verranno ripagati. Oh bene, non serve andare all'allenamento. Perfetto. Vai al calendario della mia carriera. Benissimo. Ok. Subito con Boston la prima partita. Ah, sti cazzi. Allora, martedì 25 ottobre, cioè oggi, mostriamo gli eventi. Ok, non so se skip uno. Vabbè, allora, visto che il primo giorno cerchiamo di fare un po' tutto. Allora, 8 di mattina, 10 di mattina, palestra aperta, andiamoci raga. Tira sul tuo borsellino, bene, e andiamo ad allenarci. Oh, eccoci qua. Bene, questa mi pare uguale a quella dell'anno scorso. Sì, perfetto. Ah, non c'è nessuno? Ah, che inculata. Quindi, cambiamo visuale. Sì, ok. Allora, premi L2 R2 per lavorare sul tiro. Ah, sta arrivando il mio amico. Fantastico, ok, ok. Quindi con la psiche l'abbiamo chiamato. What the fuck? Somebody left the security detail at home. Told him to take the morning off while I get in early, get some shots up. What you working on? Working on my jump shot. Nah, but you're not doing anything. Not doing anything. Getting a nice little sweat in. Got up nice and early. Look, I live in the gym. Nah, that's not what I mean. When you come in the gym, you gotta be focused. You gotta have a focus. Eh sì, è vero, 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 sì. Focus on my shot. Nah, but what kind of shot? Are we talking about our mid-range? Are we talking about our three-pointer? Are we talking about our corner three? Are we talking about the post that you love so much? Oh, okay, you know okay. What I'm saying? Yeah. All of it. You know what? I'm gonna put you through a room. Okay, but stay calm, Chicho, eh?
Va bene, fammi sudare. Justice. Lace them up, siamo la Justice League. Ok, si parte con la gara di triple, ragazzi. Vai, prima, boom, fuori. Perfetto, fantastico. Bene, bene, sempre lo stesso esercizio, ragazzi. Adesso abbiamo, non siamo più nella mia palestra, ma siamo qui nel campo. No, 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 perder tempo così, veloce. Bene, ragazzi, siamo a metà, vedete, della barretta. Lì abbiamo fatto 5-6, che fa veramente vomitare. Ok, adesso infatti aspettavo delle triple insieme di nuovo. Non possiamo fare qualcos'altro. Vabbè, dai, riproviamoci. Dopo 20 tentativi per segnare il più possibile. Ah, prima era tempo, adesso a tentativi. Ok, non avevo letto bene. Rilascio perfetto subito per cominciare. Bella lì. A few moments later. Ok, facciamo chiudere Justice con l'ultima tripla segnata. Abbiamo fatto 9. È risultato oro. Bella lì, bella, 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 dai. Vediamo se arriva fino in fondo la barra. Ah. Ok, possiamo lavorare ancora un po', ragazzi. Allora, cerchiamo di prendere un altro cap lì di allenamento. Ok, canestro segnato più 1, canestro sbagliato meno 2. Ultimo esercizio per oggi. Madonna, da qua? Come cazzo faccio? Sì, vabbè, oddio, ciuff, figata. A caso, come cazzo faccio da qua? E difatti bronzo, ma chiaro, farmi tirare da un po' più vicino, no? Vabbè, ok, applicazione bonus al lavoro però. Bene, siamo stati bravi, siamo arrivati al massimo. Penso comporti, in realtà non ne ho idea, raga. Magari scrivetemelo nei commenti, ma penso comporti un miglioramento, magari lì dei un upgrade sui miglioramenti da fare per il mio giocatore. La barra torna giù, non so per quale motivo. Ah, ok, vedete che sale qui. Perfetto, perfetto, dai. Devo ancora un po' capire tutte le meccaniche del gioco, ragazzi. Comunque, non so se avete notato, maglietta di Wade. So che è quella degli Heat, però, boh, siamo finiti ai Bulls, ci sta. Bene, ragazzi, adesso, sempre qui. Ah, ok. Ah, adesso ho capito. Quindi devo scegliere qui. Potevo andare al Destroy, invece sono andato in palestra. Ok, allora vabbè, per oggi torniamo a allenarci. Magari nel 26 prenderemo allenamento di squadra, ok. Potevi rimanere in palestra, caro Mike. Però allora domani casomai andremo a fare una sponsorizzazione per vedere com'è, se hanno aggiunto qualcosa di nuovo. Torniamo in palestra e vediamo come sono quest'anno gli allenamenti di squadra. Oh, eccoci qua in palestra, ragazzi. Per la prima volta possiamo salutare tutti i nostri compagni di squadra, i nuovi compagni di squadra. Rondo, Butler, guarda lì quanti che ce ne sono. Ciao ragazzi. Ciao, 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 è un piacere avere a che fare con voi. Andiamo subito a rompere le palle a tutti schiacciando, qua così facciamo tremare il canestro. Vediamo il coach cosa ci dice di fare. Triple del passaggio, ok, esercizio che abbiamo fatto stamattina, quindi. Però stavolta lo facciamo con Jimmy Butler, che direi che è un po' meglio. Allora, più uno, meno due, quindi praticamente faccio tre tiri e il mio esercizio è finito. Invece no, bomba avversario, signori. Passaggio di Jimmy Butler mi secca ogni volta a sbagliare. Vediamo se riusciamo a segnare. No, perfetto, risultato bronzo. Abbiamo fatto cagare, molto bene. Fai una prova a partire di 5 contro 5 e vedi chi vince. Top, spettacolo. 5 minuti di 5 contro 5, ragazzi. Jimmy Butler dopo 4 secondi l'aveva già tirato. Sono con i bianchi, ovvero quel quintetto praticamente. Eh sì. Bella merda. Tripla, dai che ci abbiamo lavorato prima. Errore, porca troia. Ah, siamo con Justice, adesso ho visto, cazzo adesso l'ho visto, porca troia, oh, sono ritardato, Dio santo. Arriva Mirotic, vediamo se riusciamo a farci un pick and pop con lui, guarda che pallina, Justice, mettila, abbiamo fatto allenamento prima, grande così. 9 a 10, stiamo perdendo, ma stiamo, guardate quanto si sta alzando la barretta blu là, è una figata che si alza un po' alla volta. 18 secondi da giocare, ragazzi, siamo sotto di 1, perché squadra 2 dovrebbe essere in trasferta. Palla in mano al nostro amico Justin. Vediamo un po' cosa capita, vediamo se soprattutto riesce magari a recapitarcela in mano. La vedo dura, soprattutto se aspettiamo anche 27 secondi, allora andiamocela a prendere. Tripla sbagliata, vabbè. Esercizio fallito, no. Andiamo a vincere, porca troia. Vabbè, però va su la barretta lo stesso, dai. Ok, altro esercizio, 3 contro 3 a tutto campo. Fighissimo, noi Justice e Rondo. Beh, via così. E andiamo dall'altra parte. Ah, fighissimo. E qua ci sono i lunghi. Beh, Brook Lopez lo attacchiamo in palleggio. Facile proprio. Facile proprio. No, raga. Che facciamo? Schiacciamo in testa Brook Lopez. Già. Ok, 2-0. Tutti i punti nostri. Rondo, 10. Bella lì, rimbalzo. Dai che torniamo a essere in attacco. Dai che abbiamo la strada spianata. Justice.
Mettimi la tripla dall'angolo, gasami! No, merda, vincevamo, raga, mi sa. Porca troia! Justice ignorante del 3, signori. E si vince l'esercizio, applicazione bonus al lavoro ricevuta. Molto bene, molto molto bene. Ok ragazzi, adesso abbiamo finito l'allenamento. Proviamo a vedere un po' cosa si può fare, perché so che ci sono delle novità qui. Vediamo un po' se c'è qualche esercizio da poter fare, qualche palestra, qualcosa. Qui è tutto bloccato. Ecco da qua infatti. Ok, ciao, salutiamo questo qui che non ho idea di chi sia. E... perché mi fai fare queste cose? Cos'è? Stretching? Va bene, ok, facciamo questa cosa. Perché? Fammi andare qui dove volevo andare io. Eccomi qua, esattamente. Scala agilità. Vediamo un po', ragazzi, proviamo a fare questi allenamenti. Metti alla prova la tua agilità premendo i pulsanti che appaiono sullo schermo più rapidamente possibile. Entrambi i piedi devono atterrare su ciascun quadrato prima di passare al successivo. Ok, come si fa? Ok, la panca non è... ce ne sei la panca, scusatemi, questa scaletta non è che sia niente di che. Andiamo a vedere su questa panca invece. Prova a fare 10 ripetizioni di fila. Il primo tentativo fallito. Ok, c'è Jimmy Butler che ci aiuta. Vediamo che dobbiamo fare. Che figata ste cose che tiriamo su pesi, ragazzi. Fantastico, veramente. Ok, dimmi cosa devo fare, però magari... tiro giù, ok, e tiro su. Ok. Basta? Fine? Ok, forse non so come si fa. Va bene, allora... Va bene, ragazzi, capirò col tempo, non c'è problema. Usciamo assieme a Jimmy Butler. Si potranno fare sicuramente tante altre cose, ragazzi. Per ora finiamo l'allenamento, ragazzi. Abbandoniamo la palestra perché oggi abbiamo dato tutto, veramente. Allenamento mattutino e di primo pomeriggio, quindi veramente tanta roba, ragazzi. Sale il nostro applicazione indicatore di lavoro, questo mi fa piacere. Ok, eccoci tornati qui nel nostro HUD, diciamo nel nostro campo. Guardate, l'ho rimasto sempre bruttino come prima. E sempre martedì, cioè, sto giocando da 35 minuti ed è ancora lo stesso giorno dell'inizio. Cioè, ditemi voi, questa carriera che cazzo è? Andiamo a presentare adesso a questo evento perché ci siamo allenati già due volte, quindi sti cazzi, raga. Puoi lasciare lì la borsetta, infatti la lascia lì, no, particolare non da poco, e vediamo cosa succede ora. Evento completato, ok, non succede niente, c'è questa Z Protein Bars, ok, le proteine, no, le barrette proteiche, 50 VC di ricompensa e 1000 tifosi, perfetto. Bene, bene, ok, abbiamo fatto anche questa, adesso penso sia finito... il giorno? No, possiamo anche andare a allenarci, ma anche no, magari. Bene, ragazzi, allora direi che questo primo episodio possa essere tutto. Adesso io qui devo andare a scoprire un po' di cose, vediamo se possiamo sederci sul divano. Sì, e con questa vista qui, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale come sempre. In descrizione trovate la pagina per le magliette NBA super fighe che vi consiglio di cliccare. E ci rivediamo domani con un nuovo video.